tutta la Bibbia è ispirata. Tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia. Secondo di Timoteo, capitolo 3, versetto 16. La parola di Dio comprende sia gli scritti dell'Antico Testamento sia quelli del Nuovo Testamento. L'uno non è completo senza l'altro. Il Vecchio Testamento dovrebbe essere oggetto di una considerazione non inferiore a quella data al Nuovo. Studiandolo, troveremo in esso delle sorgenti zampillanti là dove, forse, un lettore superficiale scorge solo il deserto. Non c'è alcuna discordia tra l'Antico Testamento e il Nuovo. Nell'Antico Testamento troviamo il Vangelo di un Salvatore venuto nel Nuovo Testamento. Abbiamo rivelato il Vangelo di un Salvatore, come le profezie avevano predetto. Mentre l'Antico Testamento punta costantemente alla vera offerta. Il Nuovo Testamento mostra che il Salvatore prefigurato dalle offerte tipiche è arrivato. La fioca gloria dell'età ebraica è stata sostituita dalla gloria più luminosa e più chiara dell'età cristiana. Cristo, così come annunciato ai patriarchi, come simboleggiato nei sacrifici, come illustrato nella legge e rivelato ai profeti, costituisce un tesoro dell'Antico Testamento, mentre la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione e la rivelazione che di lui ci ha lasciato lo Spirito Santo costituiscono il tesoro del Nuovo Testamento. Il nostro Salvatore, splendore della gloria del Padre, è presente nell'Antico come nel Nuovo. Rifiutando l'Antico, essi rifiutano virtualmente anche il Nuovo, dal momento che entrambi costituiscono un'unità inscindibile. Gesù, parlando dell'Antico Testamento, fece un'affermazione che è ancora più valida per il Nuovo. Anche la Bibbia testimonia di me. Giovanni 5, versetto 39. Cioè, presente il Redentore, colui in cui abbiamo riposto tutte le nostre speranze di vita eterna. La Bibbia ci parla di Cristo dal racconto della creazione, che paragonando Gesù alla parola dice: per mezzo di lui Dio ha creato ogni cosa, senza di lui non ha creato nulla. Giovanni, capitolo 1, versetto 3. Alla promessa finale: io verrò presto. Apocalisse 22, 12. Se volete conoscere personalmente il Salvatore e sentire la voce, studiate le Sacre Scritture affinché vi ispirino.